Allora siamo col primo cittadino di Torre del Greco, il dottor Ciro Borriello. Sensazioni stupende, una squadra costruita per vincere questo campionato. Beh, diciamo, anche se proprio in zona cesarina abbiamo recuperato comunque un campionato d'eccellenza, ancora il nome della Turris sugli standard e soprattutto una squadra motivata con grande entusiasmo. A me è veramente un piacere oggi stare su questo campo. Tra l'altro posso anticipare che insieme a noi sono alcuni tecnici che stiamo pensando già al grande stadio per rilanciare la Turris. Quindi entrare in questo campo, vedere finalmente il manto erboso che mi ci è costato tanti sacrifici in passato, mi inorgoglisce vedere anche quest'opera che i tifosi hanno rifatto. Eccoci Turris 1944, su 70 anni, siamo pronti a ripartire, gli ostacoli non ci fanno paura, grande entusiasmo, ovviamente l'appello a tutti i cittadini, agli imprenditori, commercianti locali di stare vicino a questa squadra, perché insieme alla città di Torre del Greco deve prendere il volo anche Turris FC Calcio 1944. Allora siamo con l'assessore allo sport di Torre del Greco, Alessandra Tabernacoli. Quanto è importante lo sport in questa città? Io penso che sia importantissimo, perché la città di Torre del Greco non si contraddistingue solo per altre eccellenze, ma anche per una squadra che noi conosciamo benissimo. Io sono qui non soltanto come rappresentante dell'amministrazione comunale, ma soprattutto come tifosa, perché in casa si è sempre respirata aria Turris, Forza Turris. Poi ho anche mio cognato che comunque è una colonna di questa squadra come tifoso. Certamente partiamo dall'eccellenza, ma questo non significa niente, anzi significa impegnarsi di più, perché c'è tutta la volontà della squadra, dei tifosi e dell'amministrazione comunale di supportare questa squadra. Allora, idea chiara del sindaco, idea chiara dell'assessore allo sport, di tutta l'amministrazione comunale vicina a questa squadra, il tuo appello affinché i giocatori siano sempre seguiti in massa, la tifosia segue sempre le vicende di questa prima squadra. Conosciamo la Turris, è una squadra blasonata, non ha bisogno della nostra presentazione, sia una grandissima stagione, vinca il migliore, sia una grandissima stagione sulla fair play rispetto agli avversari. Sì, senz'altro, dobbiamo impegnarci, questo è ovvio, e quindi dobbiamo mettercela tutta, non soltanto per incoraggiare la nostra squadra, ma per portare il nome della nostra città a campionati più alti. Allora siamo col presidente onorario Antonio Palumbo, una squadra costruita per vincere questo campionato. Vogliamo bassi o si può sognare in grande stasera? Ah, penso che si può sognare, e ci sono tutte le premesse per fare un bel campionato. E ancora una volta noi ci avviciniamo allo sport torrestre, l'abbiamo già fatto in altre occasioni, sia per seguire ormai un sindaco di cui noi crediamo, a cui già abbiamo dato un appoggio elettorale con il nostro candidato, il nostro socio che si è candidato, e speriamo ancora di essere vicino nel proseguo della stagione, perché se i risultati ci daranno ragione possiamo ancora intervenire. Parte il campionato d'eccellenza, ma questa piazza è fuori luogo a parlare di eccellenza a Torre del Greco. Fuori luogo per la città, per 100.000 abitanti, ma dobbiamo risvegliare anche qualcosa che negli anni è andato un po' a assopirsi. Oggi più che mai questo slogan è valido, finalmente forse abbiamo trovato l'idea giusta, perché anche a Leopardi non è facile fare uno stadio con 10.000 spettatori, e questa città merita uno stadio in cui possa ricevere almeno 10.000 spettatori. Il presidente Giuliano che dona al sindaco onorevole Ciro Borriello la maglia numero 1, la sinergia è nata, adesso deve continuare. Onoriamo il presente, glorifichiamo il futuro. Presidente Romano, un riconoscimento importante? Sì, niente, hai detto già tu, è tutto scritto su questa targa, queste tre frasi, rivolte a loro. Solo una parola, in bocca al lupo. Crepi. Crepi.
degli sponsor della Turris Vinni Aprile, una grandissima serata biancorossa. Grandissimo, io non me l'aspettavo tutta questa affluenza, sinceramente, e onestamente quando vengo a queste serate non so mai se sono uno sponsor o sono un tifoso, e opto per la seconda. Spero che la turista vada bene e chiedo ai tifosi di fare quello che ha fatto il nostro avversario, il Savoia, di venire tutti quanti compatti allo stadio la domenica per tifare questa squadra e per riportarci in auge. Grazie. Siamo con uno dei tifosi della Turris, Giuseppe De Mino, opinionista della Radio Caserta Nuova, esperto del campionato Serie D. Giuseppe, quest'anno toccherà l'eccellenza. Sì, è un punto negativo, però la squadra, quest'anno il presidente ha fatto una buona squadra, l'amministrazione comunale è vicina, speriamo bene. Comunque l'eccellenza, se si parte dall'eccellenza, negativo, però ci sono tutti i buoni proposti per andare avanti. Ma la turista e la turista sicuramente verranno qui a Torre Greca a giocarsela, perché chiunque verrà su questo campo si impegnerà. Però noi siamo la Turris, la squadra c'è e io credo che il campionato lo vinceremo. Molto greco. Allora siamo con il responsabile marketing della Turris, il dottor Filippo Sansone, anche ex calciatore. Caramba, che sorpresa stasera, il tuo in bocca al lupo per una grande stagione biancorossa. Sicuramente sarà una stagione entusiasmante per tutta Torre del Greco. Noi siamo venuti qua perché vogliamo costruire qualcosa sia con la città di Torre del Greco, sia con questo bellissimo pubblico, ma anche con il sindaco Borriello, che veramente ci ha fatto abbracciare. Il mio in bocca al lupo è quello di fare un campionato dove la nostra classifica sarà sempre in alto a sinistra e non scendere mai da quel posto. Poi ci rivediamo a fine anno per fare un'altra festa con voi. Secondo me, non perché di Torre del Greco, il capitano è il fulcro di questa squadra, però mi sentirei di dire che se non si costruisce un gruppo, non si costruisce attorno a mister Santo Susto, quello che è l'ossatura della squadra, quindi l'unione farà la forza di questa squadra, non si va da nessuna parte. Con l'aiuto del mister e soprattutto dei tifosi della città, la Turris vincerà questo campionato. Ciao, ciao a te! Where the skies are blue.